Ne riparliamo fra un attimo, torno da Variale perché è arrivato Mourinho. Prego Enrico. Sì, è arrivato José Mourinho che, come abbiamo detto, si è complimentato con Guardiola anche prima della partita, quando c'era Baggio, una bella immagine prima della gara, c'è molta stima fra i due tecnici. Mourinho, una prima domanda, è un punto che serve tanto all'Inter, forse è la cosa migliore di questa serata? No, la cosa migliore della serata è la mia squadra che ha dato una risposta, secondo me, molto positiva contro una squadra che è campione d'Europa, che è sicuramente la miglior squadra del mondo in questo momento. E la risposta della mia squadra è stata, secondo me, fantastica. Difensivamente moltissimo compatta. E dopo è una partita che se segniamo vinciamo. Ovviamente se il Barcellona segna sicuramente vince la partita, per una partita di dettaglio. Una partita di dettaglio. Io adesso scherzavo con Guardiola, perché veramente per scherzare, che è una parola che non mi piace né a me né a lui, che è guerra, però è stata una guerra tattica, una guerra fisica, una guerra mentale, di una grandissima partita di calcio. Di solito si dice 0-0 non è una grande partita perché manca qualcosa di importante nella partita, no? Però chi capisce calcio e chi analizza la vera essenza della partita, questa partita è stata una grande partita. Ecco, a proposito di chi capisce calcio, l'anno scorso l'unica squadra che in qualche modo ha tenuto testa tatticamente al Barcellona è stato il Chelsea, che però fece una partita estremamente difensiva. Lei ha scelto tutto sommato di giocarsela alla partita a viso aperto contro questa squadra. No, noi abbiamo fatto le due cose, abbiamo adattato un po' difensivamente alla caratteristica dell'avversario, abbiamo chiuso più un lato e abbiamo lasciato un altro lato, che è il lato più debole del Barcellona offensivamente. Invece di scivolare alla destra e alla sinistra, solo avevamo bisogno di scivolare alla destra, e questo è un lavoro difficile che la squadra ha fatto molto bene. Dopo offensivamente Barcellona non è facile, perché pressa molto alto, tipo giocatori tipo Dani Alves, tipo Puyol, che pressa veramente alto, crea difficoltà di uscita. Però abbiamo avuto quelle 3, 4, 5 possibilità. Mi ricordo della profondità una in profondità di Milito, un tiro in porta di Stankovic, la profondità di Maicon. Abbiamo avuto quelle 3-4 possibilità che si segna e si vince. Ne ha avute qualcuna in più il Barcellona, questo obiettivamente? Obiettivamente sì, però obiettivamente loro hanno 9 giocatori che giocano di occhi chiusi. Noi abbiamo 5 che quasi non sanno il nome del suo campagna. C'è una domanda di Zazzaroni. Sì, prego. Sì, io a me l'Inter non è piaciuta da metà campo in su, obiettivamente. L'ho trovata eccessivamente difensiva. Mi sembrava Inter Parma dell'altra settimana, di sabato scorso, con voi che facevate il ruolo del Parma e l'Inter che era poi il Barcellona. Cioè estremamente poi ok, attenzione, quello che le pare. Però l'Inter ha fatto veramente molto poco in termini di ripartenza. La domanda? La domanda è un commento, la mia, più che una domanda. Volevo sapere per quale ragione, cioè se c'era più Barcellona e poca Inter, o qual è nel secondo tempo in particolare ho visto poca Inter. No, lei ha fatto il suo commento, io ho sentito il suo commento, io non commento il suo commento. Faccio una domanda? A lei mi pagano per commentare e a me non mi pagano per commentare. Siccome a me mi pagano per fare le domande, allora faccio io una domanda a Mourinho. Alla vigilia si era detto, e lei aveva polemizzato, che insomma qualcuno, facciamo il nome, Capello, no, aveva detto... non è vero. Però Capello l'ha detto. Adesso... Capello non ha scritto. No, però ha detto l'Inter deve vincere. Io ho detto qualcuno che ha scritto. Come posso io dire di Capello chi non intende di calcio? Mamma mia. Adesso al di là di chi l'ha detto, no, di chi l'ha scritto, no. Dopo la partita di stasera... È di chi l'ha detto. Ma la domanda è un'altra. Dico, è più convinto del fatto che pretendere che l'Inter vinca la Champions League, visto il Barcellona di stasera, è insomma da non competenti di calcio? No, vediamo quello che succede. E in questo momento abbiamo un girone. Un girone che non è un girone di scherzo. Non è un girone con Unirei Uniseni, con Zurigo, con... Quattro squadre campioni. Ovviamente, non è un girone di scherzo, è un girone serio. Un girone dove ogni punto è un punto molto molto importante. Questo punto qua molto possibilmente sarà un punto importante perché il girone sarà così. Se finiamo in secondo abbiamo una sicurezza, che in ottavo di finale non giochiamo contro Barcellona. Questo è chiaro, è un bel vantaggio. Un'ultimissima cosa, perché siamo proprio in chiusura, Ibrahimovic, come l'ha visto, l'ha salutato e come l'ha visto in campo? No, in campo non ho visto, in campo Guardiola che l'ha visto, io no. L'ho salutato prima della partita, dopo la partita mi ha fatto molto,
molto piacere, gli auguro tutto di positivo, ovviamente non contro di noi, e sono molto felice che San Siro ha avuto con lui 90 minuti di rispetto senza nessun tipo di problema, e mi fa orgoglio questo. Grazie, posso una cosa velocissima, Mourinho. Soltanto speriamo questa proprio lasciarla andare. Sì, lo dobbiamo lasciare, aspetta, velocissimo. No, ma veramente veloce, Mourinho, io che amo il calcio italiano, alla fine sullo 0-0 ho tirato un sospiro di sollievo. E lei? Io no. Ma Mourinho sembra soddisfatto, dai. È finita la partita, il sospiro di sollievo perché? Perché all'Inter è andata bene. Sì, è vero, però la partita è finita con Santon quasi uno contro uno con il portiere. Se Santon segna 1-0, il calcio è fatto di dettagli, non è fatto di lirismo. Mi sembra anche che voi sono i campioni del cinismo nel calcio. Non vengo adesso a parlare con me, che la mia squadra ha fatto una partita pragmatica. Ciao. Grazie a Mourinho. Grazie a Variale. Quindi un Mourinho abbastanza soddisfatto.